Cari amici, in questa ennesima puntata delle nostre trasmissioni, Orazio vi illustrerà la denuncia che abbiamo presentato questa mattina presso i carabinieri per essere consegnata alla Procura della Repubblica di Roma. Questa denuncia è molto importante perché affronta un problema che ha a che fare con la ingiustizia sistematica che viene attuata nei vari comuni, le amministrazioni comunali, provinciali, regionali, italiane, a danno della popolazione italiana. Adesso do subito la parola a Orazio e poi parleremo di un'altra cosa. Ecco qui, questa è la relata di stamattina e questa è la querela. Allora, come al solito, noi quando facciamo le denunce le facciamo non verso ignoti, ma verso persone perfettamente note che però alla Procura della Repubblica stranamente risultano ignote. Risultano ignote. Vedi questi due, ad esempio, questi due, guarda qui. Guardate quanto sono belli tutti e due. Noi stamattina, tra l'altro, avevamo parlato di autorizzazione, no? Sì. Di diritto giustinianeo. Allora io vorrei una autorizzazione, perché a mettere un dito nel culo a tutti e due questi qui. Perché posso avere l'autorizzazione? Prosegui. Allora, qui ovviamente noi ce la prendiamo sempre con chi è alla massima carica, perché a costoro è addebitabile la massima responsabilità della non funzionalità dello Stato. Perché se non cominciamo a far cadere le teste coronate, qui il sistema non modifica minimamente di un millimetro proprio la propria capacità di riuscire a modificarsi e a ottimizzarsi, e anzi a decadere sempre più nella disgregazione ideologica oltre che morale e quant'altro. E allora qui abbiamo denunciato, a partire da Mattarella e prima ancora l'altro ex figlio dell'ex re Umberto II, e quindi con tutti gli altri a scendere, fino ai sindaci di quasi tutti i comuni italiani e i dirigenti responsabili del compartimento, del dipartimento di cui adesso andremo a parlare, che hanno redatto una serie di elenchi attraverso delle commissioni farlocche di ogni genere, in cui gli assegnatari degli alloggi della cosiddetta buona casa vanno per la maggior parte ai residenti stranieri, immigrati più o meno clandestini. Ex residenti stranieri e molto residenti e instaurati in Italia. Allora, che cosa diciamo? Diciamo intanto che la Costituzione, articolo 1, la sovranità appartiene al popolo, e questo è il nostro caro governo e i nostri cari istituzioni se lo dimenticano sempre. L'articolo 2, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra cui c'è qua quello anche dell'abitazione. Un diritto all'abitazione è un diritto irrinunciabile ed inviolabile. L'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali o sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, eccetera, eccetera, eccetera. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, articolo 1, tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Articolo 2, comma 1, ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione senza distinzione alcuna. Carta dei diritti, articolo 25, comma 1, ogni individuo ha il diritto all'abitazione, fra gli altri diritti. Carta dei diritti fondamentali dell'Europa, dell'Unione Europea, che è quella, diciamo, che è la carta degli intenti della Comunità Europea. Articolo 20, uguaglianza davanti alle leggi, alla legge, tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Articolo 21, non discriminazione,
è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, colore della pelle, origine tecnica, sociale, eccetera. E questo è il grande equivoco, certo, su cui si basano loro signori. Aspetta. È chiaro. Allora, siccome l'umanità è portata a considerare alcune discriminazioni, e questa è la ragione fuorviante per cui si parla troppo spesso della discriminazione nei confronti degli omosessuali. Perché serve per coprire il concetto invece di discriminazione in senso lato, che è quello che invece a noi interessa, perché mentre non vengono discriminati gli omosessuali e chi se ne frega, vengono discriminati i padri di famiglia, esattamente, gli italiani padri di famiglia nei confronti degli eterodiretti. Degli eterodiretti, sono diretti da altri questi, certo, certo, che arrivano in Italia. Articolo 21,2, nell'ambito dell'applicazione del trattato che istituisce la Comunità Europea e dal trattato sull'Unione Europea, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, eccetera, eccetera. Articolo 34, sicurezza sociale e assistenza sociale. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce il rispetto del diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volta a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario, legislazioni e prassi nazionali. E qua entriamo nel focus. Esattamente. Allora, esiste, non lo sa quasi nessuno ovviamente, una legge, la numero 431 del 9 dicembre del 98, la quale legge che dice... Il titolo è Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, che sarebbe la cosiddetta legge sull'ecocanone, per capirci, che oltre a tutte le varie funzioni inerenti all'ecocanone si occupa anche di altri argomenti inerenti all'abitazione. E la cosa che a noi ci interessa è l'articolo 11, comma 3 e comma 4. Le somme assegnate al fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione a conduttori aventi requisiti minimi individuali con le modalità di cui l'articolo di cui al comma 4 di contributi integrativi per il pagamento dei canoni e locazioni dovuti a proprietari degli immobili, proprietà di sia pubblica che privata, nonché, qualora le disponibilità del fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie e istituti, eccetera, eccetera, eccetera. Comma 4. Il Ministro dei Lavori Pubblici, o Missis, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza del reddito medesimo del canone di locazione, o Missis, eccetera, eccetera. Cioè, praticamente dice questa legge, sono stabiliti i parametri per cui la gente può cominciare a pensare a chiedere... di essere integrata in queste azioni di sussidio politico, economico, politico alle mie entrate economiche per permettermi di avere un'abitazione decente, che mi dà i soldi che mi mancano per pagare l'affitto. Soprattutto si basa sempre sul concetto fondamentale, che è un concetto mazziniano, del diritto fondamentale della popolazione e di ogni famiglia ad avere un tetto. Questo è uno dei diritti fondamentali, forse antecedente anche a quello del diritto a di nutrirsi, di avere un pane di cui nutrirsi. Il tetto è fondamentale, quindi sulla base di questa accezione in senso generale, noi abbiamo una serie di normative che vengono tra l'altro sistematicamente eluse da loro signori e dai figli di loro signori. E allora? Quindi il principio fondamentale di loro signori è toglierti la casa. Ricordiamocelo bene. Ti toglie la sicurezza, la certezza, esatto, l'equilibrio, ricordiamocelo la bene. Solidità, cosa, la appartenenza al territorio. Cosa fanno? Qual è la prima cosa che fanno le banche? Ti tolgono la casa. Sarà un caso o invece in realtà è uno scopo? Perché l'uomo senza casa è uno sradicato, comunque sia. Allora, a questo proposito, sulla legge 431/1998 viene incardinata tutta una serie poi di leggi regionali, fra cui quelle della regione Lazio, ma le altre sono pedissequie, le altre per le altre regioni, sono esattamente la fotocopia della legge 431/98
fatta diventare ovviamente legge recepita come legge regionale e poi integrata con alcuni elementi. E questa legge regionale del Lazio è la numero 12 del 6 agosto del 99, la legge regionale numero 2 del 20 settembre 2000 e simili, perché poi ce ne sono altri susseguenti di vario genere, e la legge regionale Lazio numero 12 del 6 agosto del 2012, che praticamente sono riedizioni elaborate e migliorate della 4198. E che cosa dice? Quindi il Comune di Roma, sulla base di questa legge 431 e di quelle elencate adesso, emette tutti gli anni un bando di concorso. E quindi qui adesso leggo il bando di concorso della Regione Lazio, cioè del Comune di Roma, chiedo scusa. E quindi questo bando dice: rende noto che ai fini dell'esecuzione in locazione della alloggi di edilizia regionale pubblica di proprietà o comunque nella disponibilità di Roma Capitale, potranno essere presentate le rispettive domande di partecipazione per concorrere alle assegnazioni in locazione degli alloggi di cui sopra. Articolo 1. Per la partecipazione al concorso i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: A. Cittadinanza italiana o di uno Stato, bla 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 bla, eccetera. Oppure anche il cittadino straniero che sia in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno almeno biennale di cui all'articolo 27 della legge 189/2001/2002 e simili, e risulti iscritto, questo tizio che chiede, alle liste di collocamento o eserciti una regolare attività di lavoro o subordinato o di lavoro autonomo. Comma B. Allora, articolo 1, comma A era quello, questo invece è il comma B. Residenza, l'altro requisito importante è la residenza anagrafica nel territorio di Roma Capitale, ovvero per i non residenti attività lavorativa esclusiva principale sul territorio di Roma Capitale. I lavoratori immigrati dall'estero potranno partecipare per un solo ambito territoriale da indicare mediante dichiarazione raccolta da una rappresentanza consolare che rilascerà apposito certificato da allegare a pena di inammissibilità alla domanda di concorso. Quindi ricordiamoci bene a mente questo concetto. Comma C, poi infine, che è quello che ci interessa ed è il nodo di tutto il tema, è la mancanza, cioè chi partecipa a questo concorso di assegnazione di questi buoni casa deve essere, dichiararsi, e poi vediamo come, mancante di titolarità da parte di tutti i componenti del nucleo familiare del diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, qualora diverso dal comune nel quale svolge l'attività lavorativa, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa è successo? Allora, sulla scorta di questa qua, di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, i comuni italiani, oltre 8.800 comuni italiani, hanno sempre dal 1998 poi adempiuto al loro obbligo di regolamentare questa richiesta di abitazione e hanno fatto sempre sulla scorta di una lettura ovviamente travisata, ma non casuale, perché sennò qualcuno avrebbe agito in un modo, qualcuno in un altro, e invece hanno agito tutti nello stesso modo, esattamente contraddicendo quello che è il dettato della legge, e cioè hanno permesso ai cittadini abitanti sul territorio ma provenienti da stati esteri, immigrati più o meno clandestini negli ultimi 10 anni, di usufruire un'agevolazione che agli italiani non è dato. Perché? Perché poi vedremo dopo nella regolamentazione, per accedere poi a questa partecipazione a questo concorso, a secondo della tipologia della composizione delle necessità della famiglia vengono assegnati dei punteggi diversi caso per caso, secondo dei parametri ben definiti. E il parametro che dà il maggior numero di voti, e cioè 18 voti su un massimo di 100, quindi circa il 20% dei voti, viene dato sulla scorta del fatto di avere proprietà abitative o uso di abitative, come abbiamo letto nella comma C adesso, che praticamente danno di fatto poi
la vittoria a chi dichiara queste cose qua. Allora, il cittadino, per dimostrare che non è possessore o abbia a disponibilità un appartamento dove poter abitare con lui e la famiglia, che cosa deve fare? Deve provvedere attraverso una serie di documenti forniti dal catasto e da altro, attraverso i quali documenti si evince la certezza della dichiarazione del partecipante al concorso. Viceversa, a tutto vantaggio degli extracomunitari e immigrati, all'extracomunitario immigrato viene chiesto semplicemente una autocertificazione senza altra documentazione della mancanza di titolarità su qualunque immobile, anche nel suo paese di origine. E questo ovviamente solo sulla scorta della sua dichiarazione, che ovviamente mi sembra un po' deboluccia come atto dimostrativo. Esattamente. No? E allora che è successo? È successo che finalmente, come dicevo qualche giorno fa, esistono anche donne con le palle e con la capacità di far valere le loro idee, oltre che avere le idee, la quale è una signora, o signorina, non lo so adesso, che è la sindaca di Cascina, è un paesone in provincia di Pisa, nel quale la signora ha letto bene la legge che abbiamo detto prima, la 431-98, e sulla quale si è uniformata e attraverso la quale poi ha emesso un bando di concorso. E incredibilmente, rispetto a tutto quello che si andava mugugnando da almeno quasi 20 anni, che i concorsi per l'assegnazione delle case li vincevano sempre gli extracomunitari o prevalentemente gli extracomunitari, qui abbiamo riscontrato che il 75% dei vincitori beneficiari del contributo pubblico è italiano. Cazzo, che è successo? È successo che la sindaca ha applicato la legge secondo la sua vera valenza, e cioè veramente sul dettato intimo, veramente sì, profondo, che era la volontà del legislatore, e cioè dare al cittadino italiano, come al cittadino extracomunitario, ma comunque ormai residente in qualche modo in Italia, di avere la stessa quantità di diritti, la stessa percentuale di diritti esattamente allo stesso modo, ed avere anche lo stesso trattamento giudiziario, giuridico e legale che ha un cittadino italiano rispetto al cittadino a casa propria. In Italia, posto che esista ancora l'Italia. Il concetto di casa propria e Italia, ecco, con questo governo. Allora, insomma, mentre al cittadino italiano occorreva un documento molto complicato del catasto italiano, al cittadino extracomunitario bastava semplicemente approfittare del dettato del decreto presidenziale del 445/2000 e autocertificava che lui era nullatenente in pratica. E allora, insomma, finalmente questa sindaca ha fatto giustizia, e su questa base vogliamo fare giustizia anche noi, perché questa cosa qui a me non era mai andata a genio, anche nei passati, negli anni scorsi, ma era sempre stata una di quelle cose che, siccome c'hai mille cose a cui pensare durante il giorno, e voi sapete che noi ne pensiamo un bel po', quella cosa lì, questa cosa qui mi era... Potremmo anche fare a meno, se non ci costringessero le evidenze di questo strano paese in mano alla delinquenza più sfrenata. E quindi noi, su questa base di questa... articolo di giornale, l'altro ieri mi sono andato a documentare ampiamente e ho riscontrato una discrepanza enorme fra quello che era dato ai cittadini italiani e quello che era dato ai cittadini extracomunitari. E quindi questa è una lesione gravissima del dettato costituzionale, oltre che di una serie di articoli di legge e del codice civile, e per cui adesso, poi andando a indagare, ho scoperto un'altra bella magagna. E cioè che, a prescindere da altre considerazioni, i concorsi pubblici fatti da enti pubblici devono essere pubblici, con la massima pubblicità possibile di tutto quello che riguarda il concetto,
il concerto, ecco, dell'azione che si è svolta, cioè il contesto generale, e quindi avere nomi, cognomi, indirizzi, coordinate di ogni genere. Ma anche solo paternità da te. Di tutto quello che mi serve per poter fare obiezioni, ricorsi. No, io ho fatto il concorso per diventare spazzino municipale. In tutte le cose ci sono dei ricorsi. Certo. Nei concorsi più importanti ci normale. Sono dei ricorsi, allora, che ritardano di anni l'assegnazione di posti, peraltro dovuti e necessari per la cultura. Invece no. Allora, guardate qui. Allora, questa è troppo bella. Questa è la stampa dell'elenco degli ammessi al buono casa DGC 359-2015. Eccolo qua. Guardate bene. Questo è sul sito del Comune di Roma. Andate sul sito del Comune di Roma alle pagine riguardanti le assegnazioni dei buoni casa, basta che lo digitate su Google, buoni casa Comune di Roma, e trovate tutti questi elenchi, ce ne sono molti. Allora, questo è l'elenco del 2015, ma c'è anche questo qui che è del 2011. Ne ho portati solo due perché sono, sono le due prime pagine di documenti che sono di 220. Immaginate quanta gente c'è, in ogni pagina ce ne sono, aspettate che vi dico più o meno, allora sono 44 per pagina, per 227 pagine, questo qui quant'è? Esatto. È una cifra, diciamo siamo su un migliaio. No, 244 per 220 per 100, 88. Sono 44.000, per 100, sono 100.000 persone, sì. Qui hanno concorso 100.000 persone. No? E sono state hanno vinto il concorso, 100.000 hanno vinto. Non so se è chiaro. 100.000. Quindi immaginate, c'è però gente. Le assegnazioni non credo che siano stati 100.000. Non lo so, però i vincitori di concorso sono stati 100.000. Poi sono messi in ordine di graduatoria e quindi chiaramente se c'erano 1.000 case avrebbero messo i primi 1.000, ma questi riguardano 100.000 persone più o meno a Roma. Quindi calcolate, cari amici, che 100.000 persone hanno chiesto in un modo o nell'altro documentatamente. No, perché ci sono anche gli elenchi degli esclusi. Ci sono anche gli elenchi degli esclusi che saranno anche più numerosi, no? Adesso non mi ricordo. Però questo per dire, allora guardate, fate caso bene a quello che c'è scritto. Fate caso bene. Aspettate, ve lo ripropongo, perché osservate con attenzione. Non vedete qualcosa di strano? Che cosa c'hanno questi nomi? Guardate un po', le prime tre lettere sono lettere vere del nome e del cognome, guardatele bene, e poi i successivi sono X. Quindi, di fatto, questo documento pubblico, atto pubblico, concorso pubblico è criptato. Ma non lo dico io, in alcuni dei file degli anni diciamo che intercorrono fra il 98 e adesso, c'era scritto addirittura documento criptato. Certo. Cioè tu un concorso pubblico me lo cripti? Questo è un reato grave. Esatto. È un reato gravissimo già il fatto stesso. Ma poi voglio andare allora, guardate qua. Il primo si chiama Abba e poi non si riesce a capire, ovviamente Abba potrebbe essere anche abate, no? O Abate Antuono, no? Sì. Ecco, ma poi dopo c'è uno che i successivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, guardate bene, è ABD, che secondo me è più facile che si chiami Abdul che Giovanni. Certamente. No? Allora, perché non mi metti il nome e cognome completo con tutti i dati, che in modo che la gente, il pubblico, il cittadino possa andare a fare il pelo e il contropelo dentro il bucio del culo se eventualmente sono stati, diciamo, messi in atto azioni poco chiare? Ma è sicuro che sono state messe certo. in atto azioni ma poco chiare? Ma che posso, perché cioè, questa sera, ma avresti bisogno questa di gritarlo? Esattamente. Allora, ecco. Sono amici degli amici e tutti quanti convergono attorno a Mafia Capitale. Certo. Perché è Mafia Capitale che comanda a Roma. Allora, dal 4 giugno 1944. Oh, l'abbiamo detto. Oh. Allora, e lo festeggiamo pure per la mano. Esatto, come no, tutti pronti. Allora, ecco, qua chi vuole, adesso lo metteremo online ovviamente, sia il video
che è anche il documento, chi vuole e chi ha fatto concorso per le case col buono casa e il sostegno da parte del comune al 100%, al 75%, al 50%, a secondo della tipologia, no, di necessità che c'ha il possibile cittadino che richiede, lì avete tutta la possibilità di poter scaricare questo documento, lo metterò anche su Facebook scaricabile, dove voi potete andare a voi potete andare a depositare alla Procura della Repubblica e fare il culo, il pelo e il contropelo a tutti i dirigenti che hanno redatto questo scempio di documento. E tutto quello che lo ha preceduto, ovviamente, dall'indizione della gara alla gestione delle commissioni, alla gestione della valutazione e quant'altro. Beh, mi sembra che come inizio del video può andare bene. Andiamo avanti? Sì, allora. O chiudiamo qua? No, dobbiamo andare avanti perché dobbiamo parlare di un'altra cosa. No, siccome aspetta, facciamo due, no? No, andiamo avanti nello stesso video, perché io ritengo che la cosa sia importante, che sia proseguo di questa nostra piccola chiacchierata che segue altre che abbiamo fatto in questi giorni. Allora, c'è un altro grosso problema, ed è questo: di fronte ai tanti problemi che vengono posti da questa classe dirigente, dal fatto che in Italia si viva male, dal fatto che è un paese che prima andava benissimo, aveva una produzione normale, non c'erano grossi problemi, sia diventato nel giro di pochi anni, ed è ampiamente documentato, l'abbiamo detto e ripetuto più di una volta, dall'arrivo del Britannia. Dall'arrivo del Britannia in particolare. Sì, del grandissimo Presidente della Repubblica, tanto bravo, tanto buono. Che lo vogliono far santo. Sì, santo. San cazzo da Velletri. Sì, soprattutto da Velletri. E lui era di Livorno, ma insomma, siamo lì vicino. Allora, quello era Fracazzo. Certo, ma io Fracazzo. Ho detto Frac non era santo, invece lui facciamo San Cazzo da Velletri. Esattamente. Ma potremmo dire San Cazzo trilaterale, visto che, come abbiamo documentato proprio questa mattina, il successo di questo personaggio è stato molto stretto. L'adesione alla trilatera. Esattamente, è passato dal Grande Oriente, che ormai non conta più niente, malgrado il fatto che moltissimi ancora chiedono di iscriversi, chissà per quale ragione, perché resta sempre il mito della massoneria, no? Allora tutti si iscrivono pensando di trovare lavoro. In realtà non o sanno di svoltare, che c'è di svoltare. Di svoltare di un angolo. Hai capito? E invece non sanno che il Grande Oriente conta pochissimo, come dimostra e soprattutto l'attuale Gran Maestro. Le lamentele. Il Gran Maestro, il quale ogni intervento che fa è una lamentela. Allora già da questo punto di vista ricordo che un uomo di potere non si deve lamentare. Certo. Se si lamenta significa comunque che non è uomo di potere. Allora veniamo a noi. In un ambito di tutto questo bailamme, perché è un bailamme che non finisce mai, c'è qualcuno che ha pensato di inventarsene un'altra, che la terra è piatta, no? Allora noi dobbiamo rispondere a questa persona, a queste persone, perché c'è chi ci crede, d'altronde credono, hanno creduto di tutto, per cui però io credono ancora che le torri gemelle sono cadute per simpatia soprattutto per simpatia questa è carina, ma io te devo simpatia fisica, Sì. Non del fisico che vede le tette, ma sì. Della scienza tecnologica fisica. Sì. Allora, per risonanza elettromagnetica. Certo. Allora, ma è vero, perché ricordiamoci che la terza torre conteneva tutti i meccanismi della CIA che erano stati utilizzati per creare questo grande sistema, no? Per far sembrare che ci fosse stato un attacco alle torri, per spaventare la gente con dei suoni orripilanti, e tutto questo è per inventare questi aerei che sarebbero arrivati, eccetera, eccetera. E tutto questo doveva essere nascosto, tant'è vero che crollando quella torre è crollato tutto, e la prova
che la CIA aveva organizzato il tutto, non c'è più e non è più reperibile. Detto questo, ritorniamo alla faccenda. No, c'è stato qualche se un aereo va a sbattere contro una superficie, diciamo, friabile, fragile, come delle vetrate acciaio, no? O friabile, molto, immagini, friabilissimo. Vabbè, no? Quando arriva a una velocità di 700-800 km l'ora, secondo te? Secondo me, io. Quant'è la parte che entra immediatamente in contatto e poi in pochi secondi entra dentro? Poi esce fuori, uscivano pure fuori. Le fiamme retrocedevano. E lì un'altra cosa che pochissimi hanno analizzato, cioè mentre questo entrava dentro a 800 km l'ora, le fiamme riuscivano a vincere la velocità di attrazione, esatto, e di smuovimento dell'aria che penetra, entra dentro, certo, e invece uscivano fuori. Allora basterebbe quello, è vero, ma poi ricordiamo un'altra cosa, no, invitiamo i nostri amici, è la minima questa, cioè, andare a vedere cosa è successo in Giappone con lo tsunami che ha colpito Fukushima, perché nessuno l'ha mai fatto vedere e nessuno ha mai fatto vedere una strana somiglianza tra questo tsunami che comunque, anche se fosse stato provocato artificialmente, comunque era uno tsunami. E la risposta qual è stata da queste, no? Da queste strutture? Solide, sono rimaste intatte. Esattamente. Avranno interferito sulla come dire? Funzionalità. Sulla funzionalità. Avranno interferito tutte queste acque che si sono sparse, certo, avranno captato tutta questa massa di radioattività, però nei fatti, tra l'altro, la struttura è rimasta in piedi intatta. Sull'ultimo numero di Panorama hanno fatto vedere, e voi avete uno tsunami alto 20-30 metri, sì, con un aereo, sì, che arriva da 4 soldi oltretutto, e tra l'altro sull'ultimo numero di Panorama hanno fatto vedere due surfisti che in tutta quell'area che è stata tutta chiusa, eccetera, eccetera, andavano a fare il surf su queste acque così malamente contaminate. Adesso vediamo, no, nei prossimi anni se i due surfisti muoiono. Abbiamo le fotografie, abbiamo... Dobbiamo parlare della terra piatta. Allora, tutto questo per anticipare alcune considerazioni fatte da alcuni buon temponi, tra cui tra l'altro un nostro amico. Questi qui sostengono... Ma parecchi nostri amici, non è solo. Sì, va bene, allora, incomincia a parlare tu che io poi dirò il resto. Ma allora, da un paio di mesi forse, non di più, un mese e mezzo, due mesi, gira in rete su Facebook la favola della cosiddetta terra piatta, che io ho contestato in due o tre occasioni, punto per punto, anche adducendo mie ragioni a supporto, quando poi mi è capitato due o tre giorni fa di essere coinvolto in torto collo, insomma, ecco, che praticamente mi coinvolgeva come taggato in questa argomentazione, in questa serie di thread che seguitavano su questo tema. Io gli ho detto: guarda, non mi coinvolgete in questa storia, perché mi sono rotto le palle di parlare di questo argomento, che per me è di una demenzialità assoluta. Non condivido assolutamente questa cosa, perché ci sono 3.000 anni di cultura scientifica che ha cercato di risolvere attraverso le ricerche più importanti, dei ricercatori, dei scienziati più importanti. Ma lo devono dire i teologi. I teologi ci devono, ecco, dire se è possibile che Gesù Cristo possa essere risorto da una terra piatta anziché da una pianta tolla. E lì è il discorso, capito, cari amici? Vabbè, insomma, fatto sta che mi sono un po' incazzato, ho detto: non rompete più le palle, perché non c'ho tempo da perdere. Devo dedicare il mio residuo tempo, che non è poi molto, come Giorgio, e cercando di fare il massimo possibile argomentando nelle cose più intelligenti e diciamo concrete possibili, no? E quindi non mi coinvolgere. Insomma, qualcuno mi ha detto: ah, ma tu sei un prepotente, un supponente, un così, cioè, il liberale, sì, soprattutto il liberale, eccetera, eccetera.
E io insomma, gli ho detto, no, guarda, non mi frega un cazzo, ho già discusso varie volte dell'argomento, basta, non c'è, non mi interessa. Fate, credete quello che volete, gli asini volano, che ne so, esistono i porci con le ali, credete quello che cazzo volete, ma non ci riguarda, non coinvolgetemi, ci abbiamo altre cose da fare. Per esempio questa denuncia che abbiamo fatto adesso, questo è un fatto concreto, questo è un fatto, ma non perché l'ho fatto io, perché qui trattiamo argomenti ci concreti. Piacerebbe che queste persone intanto presentassero le denunce che e poi parlassero del sesso degli altri. Cominciassero a far vedere, cominciassero ad assumersi le loro responsabilità come ci assumiamo noi quasi tutti i giorni ormai, cominciassero a assumere la responsabilità delle loro azioni oltre che delle loro idee, perché delle loro idee a me non me ne frega un cazzo, la idea, se è solo idea, come diceva Ezra Pound e tantissimi altri, è valida e convince solo se tu agisci poi secondo in conseguenza di quell'idea, se no non è come, è come se non esistesse. E allora, quindi no, loro potrebbero costruire ad esempio una zattera spaziale, no? E sulla base del concetto che siccome la Terra è piatta e naviga stile zattera, andassero a navigare stile zattera, sì, con una zattera. Allora non devono costruire le navicelle spaziali a forma sferica, ma la devono costruire a forma di zattera. Poi loro si devono mettere in piedi così, in piedi. Detto questo, se tu hai finito... Io volevo seguitare un attimo per spiegare. Sì. Allora, lo ridico un'altra volta, così qualcuno magari che lo vede poi glielo spiega a questi signori. La curvatura terrestre è facilissima da documentare, perché basta mettersi, per esempio, sulla riva ad Ostia del mare, la riva del mare ad Ostia, senza andare troppo lontano, ti metti lì e guardi la barchetta che si allontana nel mare, no? Com'è la barchetta in mezzo al mare? Com'era? La barchetta in mezzo al mare e le corde mezzo chilo di caffè la comanda un capitano che proviene dal Perù con un sigaro toscano che poi non me lo ricordo comunque. Vabbè, basta vedere, insomma, la barchetta in mezzo al mare. Oh, va detto che queste cose qua sono tutte improvvisate, ragazzi, non è che facciamo un brogliaccio. Ecco, allora, per tornare al discorso, basta vedere una barca a vela o anche un piroscafo, quello che vi pare, che si allontana in direzione del mare e vedete che gradualmente non è che sparisce all'improvviso dall'orizzonte, no? Come se cadesse dentro un baratro, se fosse la terra piatta, no? Esattamente. Gradualmente, un po' alla volta, l'albero maestro sparisce, o il comignolo più alto sparisce finché alla fine diventa a rango, non si vede più niente. E non si vede più, magari vedi solo il fumo, no? Del comignolo. Certo. Ecco, questo che vuol dire? Questo sai che cosa mi ricorda? Quel tale che, essendo andato nel deserto, per guardare il deserto, no? S'era perso. Col cannocchiale, così guardava, e vedeva una persona che stava a qualche chilometro di distanza, e gli diceva, vai giù. Vai giù, vai giù. E quello gli chiedeva, oh, dice perché? Dice perché sennò non è un deserto. Mi rovini l'immagine. Appunto, deve essere un deserto. Come diceva la famosa frase attribuita a San Paolo, quando piove nel deserto, nel Tukul si sta al coperto. Che noi rinviamo a Maria Elena Boschi, capito? E ricordati Maria Elena Boschi che quando piove nel deserto nel Tukul si sta al coperto. Prego. Bella, bella, carina. Allora, il concetto è che la curvatura terrestre è evidenziata da una serie di fatti importanti. Per esempio, per chi capisse di cos'è il momento giratorio, non so se qualcuno, non è un giramento di palle, certo. È anche un giramento, certo. Ma si chiama momento giratorio, perché è lo spin. In inglese lo spin è la girazione, testicle spin, quando ti girazione di palle, giramento o girazione, esattamente.
Allora, spin è il concetto inglese, cioè c'è il l'atomo o il quark, quello che sia, che stanno nella loro orbita perché mantengono la loro carica elettrica e gravitazionale grazie allo spin. Questo lo dovrebbero sapere, insomma, quelli che parlano di queste cose qua prima di aprire bocca. Da cui Spingarda. Carina. E lo spin di Ermengarda. Allora, non mi confonde le idee. Quindi questa rotazione, questo momento di rotazione, il momento non è un momento di tempo, è un momento fisico, si chiama un momento quella angolo di giro che permette con un braccio, che non è un braccio umano ma è un braccio, un segmento teorico o anche fisico, che permette di calcolare attraverso la velocità angolare il momento angolare, che adesso non entro troppo nel dettaglio perché sennò stiamo qui fino a dopodomani, ma chi conosce di fisica teorica sa che cosa non serve. Soprattutto quelli che dicono ste cazzate della terra piatta dovrebbero sapere queste cose qui, dopodiché aprire bocca. Fino a quel momento dovrebbero stare zitti e cercare di ascoltare bene, così imparano qualcosa. Allora, questo momento che cosa è? È un momento angolare, ma il momento angolare crea anche una forza centripeta e una forza centrifuga. Allora, questa forza centrifuga e centripeta viene data dal braccio più... Allora, ci sono due elementi, come abbiamo detto, l'angolo e il braccio, il segmento. Più è alta la velocità angolare e più è lontano il segmento, più aumenta il momento di girazione. Non entriamo nel dettaglio a spiegare che cosa è perché è troppo lungo, però questo momento di girazione è quello che crea l'accelerazione di gravità. L'accelerazione di gravità, quindi, quando la velocità di girazione è bassa e il segmento del braccio è limitato, basso, l'accelerazione di gravità è tendente a zero, mentre per braccio infinito o velocità infinita il momento angolare è pari a infinito. Oh, ma guarda, devo fare lezioni di teoria fisica. Vabbè, allora, quindi noi abbiamo un'accelerazione di gravità, a seguito di questa argomentazione che ho detto, conseguenziale, che vicino al fulcro del momento di girazione è pari a zero, e più ci allontaniamo e più aumenta, tant'è che in Italia, in Europa, nel mondo e sulla Terra, dappertutto, sulla crosta terrestre, a secondo della oblunghezza, certo, ricordiamoci che la Terra non è oblunga, una sfera normale, perfetta, è oblunga, ma esattamente a secondo del punto geografico in cui siamo e dalla distanza di quel punto geografico dal centro ferroso magnetico della Terra, quella distanza indica, avrà un'accelerazione di gravità più o meno alta, che nel caso più alti arriva attorno ai 9,95, se mi ricordo bene, e noi qui in Italia siamo a 9,81 metri al secondo quadrati, non ce lo scordiamo, metri al secondo quadro, perché anche lì c'è tutta una formula che non sto a dire, andatela a imparare voi che raccontate che la Terra è piatta e non ci rompete il cazzo, e questo è un altro motivo per cui non può essere una Terra piatta, perché dovunque andiamo in tutta questa oblunghezza della sfera terrestre comunque c'è un'accelerazione di gravità che varia fra i 9,70 e i 9,90. Chiaro, signori? Quindi vuol dire che la sfericità, la Terra non è proprio sferica, perché è più o meno tipo una palla da rugby, che quindi ecco, c'è quella dimensione lì, quella forma lì. È chiaro che a secondo di come è distante dal centro la superficie della palla da rugby è più o meno è l'accelerazione di gravità. E questo è il secondo motivo, il secondo ragionamento che voglio fare, ma ne voglio fare ancora un altro. Allora, ai signori amici che dicono ste cazzate qua e fanno perdere tempo anche a chi c'ha da fare, no? Perché ci possono essere quelli che non c'hanno un cazzo da fare la mattina alla sera e parlano delle cazzate che vogliono, ma poi ovviamente
prima o poi si accorgeranno, hanno detto una marea di cazzate, e pazienza per loro, hanno comunque servito per passare lietamente certo. I fine settimana, esatto. No? In mezzo a altri cialtronacci. Invece di andare a giocare a zecchinetta. Altri cialtronacci come loro. Allora, l'altra cosa importante, ve lo dico da profano. Da consigliere. Da profano, perché la cosa, ve lo dico in un orecchio. L'ho vissuta, da esterno, e quindi, però attraverso le esperienze di persone vicine a me. Mio cognato, che è funzionario del catasto, di un catasto, guardi, senza entrare nel dettaglio, esatto. È alto funzionario di un catasto, tra l'82, l'85, l'86, adesso gli anni esatti, forse anche fino all'88, una cosa così. Tutti gli anni veniva a Roma, da dove stava lui, due o tre volte l'anno, e facevano corsi di una o due settimane alla Guardia di Finanza, perché quelli del Cadasso sono un'emanazione della Guardia di Finanza, sono finanzieri anche loro. E andavano in una delle caserme più importanti di Roma della Guardia di Finanza, dove c'erano professori universitari che gli facevano tutta una serie di lezioni su quello che riguardava in particolare l'aerofotogrammetria, perché in quel momento lì nasceva in Italia l'aerofotogrammetria, che è stata una bella panacea per porre rimedio a tutte le porcate che erano state fatte negli ultimi 200 anni. Perché? Perché negli ultimi nasceva 200... l'utilizzo, però l'inventore, io so chi è stato l'inventore, un certo Nistri, che poi non ebbe grande fortuna. Sì, non ebbe grande fortuna rispetto a quello che invece poteva essere l'utilizzo di questo strumento eccezionale. È di un'importanza epocale. Tu tieni presente, ecco il motivo per cui l'ho detto, adesso entriamo nel tema. Allora, fino all'inizio del Novecento, tutti gli accatastamenti del regio catasto venivano fatti sulla base di strumenti ovviamente primordiali. Terrestri, ma primordiali pure, perché erano molto imprecisi. E pur sapendo che occorreva tenere conto del coefficiente di curvatura terrestre, non avevano elementi sufficienti e strumenti abbastanza precisi per poterlo fare, tant'è che venivano accatastati terreni, in particolare nelle zone urbane, che addirittura nel corso, io ho avuto modo di andarci personalmente a seguire questa cosa qui per altri motivi che poi dopo magari ti racconto in separata sede, perché ho fatto anche una cosa che non ti ho mai detto, fra le altre attività che ho svolto, ho riscontrato personalmente che c'erano particelle catastali che erano accatastate a nome di un vicino che praticamente possedeva tutto il terreno che di fatto possedeva l'altro, cioè il titolare. Cioè esistevano addirittura sbilanciamenti di confini, addirittura anche di 15-20 metri, cioè praticamente quello, ma questo è dovuto all'errore degli strumenti, ma soprattutto all'errore nel calcolo dell'angolo di curvatura terrestre col coefficiente che si chiama errore di parallasse. E parallasse, bravo. Capito? Quindi attraverso l'aerofotogrammetria poi appunto, che ovviava a questo fatto della rappresentazione mappale attraverso gli strumenti terrestri, perché semplicemente faceva le fotografie oppure gli vai da una parte poi vai dall'altra parte e collimi, quindi non ci sono errori nell'aerofotogrammetria, non c'è errore, perché praticamente io fotografo il territorio esattamente come sta. Quindi tu prima nel cadastro del Regio Cadastro potevi aver fatto le peggiori porcate, e quindi oggi la gente non lo sa, ma è entrato in vigore questo nuovo sistema di rappresentazione mappale del territorio, per cui questa gente che prima deteneva il possesso con dei punti geografici, geodetici errati, si sono dovuti poi ridimensionare all'interno del territorio di fatto posseduto. Non so se è chiaro il concetto. È chiaro, certo. Perché così finalmente posto fine e rimedio a tutta quella barca di errori in mani di un secolo e mezzo di errori
diciamo che sono accavallati e accatastati uno sull'altro. Ecco, questo per dire ai signori che dicono che la terra è piatta, mi devono spiegare come cazzo è impossibile che arrivi da, facciamo conto che sia piatta e qui si viaggia sempre in orizzontale e poi a un certo punto finisce, no? Perché la terra si sa che finisce, che fa? Allora è spessa un chilometro, è spessa 100 metri, è spessa 10 chilometri? Che vogliamo fare? E poi vado sotto e faccio una curva immediata di 180 gradi. Ma che cazzo state dicendo? Vabbè, adesso hai detto tutto. Sì. Vabbè, adesso voglio entrare in altre mille cose da dire nell'argomento, perché l'argomento è veramente appetitoso. Allora, tu hai fatto giustamente la tua critica relativa ad alcuni aspetti del problema, ma noi dobbiamo entrare nell'altro. Nel problema, a mio avviso, fondamentale, è quello epistemologico, quello cioè della filosofia e della scienza, e cioè della comprensione dei diversi quadri generali all'interno dei quali si situare alcuni concetti. Ora, è evidente che noi oggi siamo aperti, e allora da questo punto di vista noi potremmo dire che questi nostri amici che parlano di terra piatta stanno anche anticipando certi concetti, però è un'anticipazione che non parte da un presupposto fisico e soprattutto epistemologico concreto e significativo, ma partono da assunzioni il più delle volte di carattere dogmatico, cioè che hanno la caratteristica del dogmatismo, non che siano fideistico. Fideistico dogmatistico. Allora, per affrontare il problema, che è un problema piuttosto importante, ricordiamocelo bene, cioè noi oggi stiamo cambiando il paradigma, e quindi noi siamo sempre stati quelli che hanno sostenuto la modificazione del paradigma, siamo partendo qui... Partendo però dal concetto filosofico. Partendo da concetti che noi vogliamo, ma in ogni caso noi siamo pronti a affrontare il problema. Ma appunto, proprio da questo punto di vista, certo, noi diciamo che questi stanno scantonando. Cioè stanno scantonando per un anticipo che non è giustificato. Allora, qui abbiamo un bellissimo articolo pubblicato sull'ultimo numero di Punto Zero, eccolo qua, Punto Zero, che è la rivista complementare della rivista Nexus. Noi consigliamo tutti i nostri amici a leggere tanto Nexus quanto Punto Zero, perché ci sono dei concetti importantissimi. Allora, leggiamo un intervento della nota fisica Giuliana Conforto, che è anche nostra vecchia conoscenza, vecchissima conoscenza, e che dice delle cose eccezionali. Leggiamo alcune frasi per dire quanto noi siamo aperti, però l'apertura, attenzione, l'apertura alle nuove... Non deve essere fideistiche, ma sempre concreta, sempre solo, ragionata. Ma tu devi sempre dire quali sono le coordinate all'interno delle quali tu operi, certo. Se no dici delle grandi cazzate. Allora, no, bisogna dire una cosa. Ecco, a questo proposito, epistemologicamente, occorre dire... Noi abbiamo basato la nostra rappresentazione della realtà fisico-chimica secondo le regole empiriche, poi riscontrate anche formulalmente, che si tramandano da circa 200 anni, 300 anni. Ma che sono inerenti questo piccolo orbe terracqueo, certo, perché nello spazio non valgono queste regole fisiche. Esattamente. C'è tutta un'altra serie di cose di cui noi stiamo imparando. Come ovviamente affermato ovviamente anche da Einstein. Esatto, cioè, è tutto relativo, è tutto relativo. Quindi relativo alla fisica terrestre, relativo alla fisica spaziale, relativo a un mondo in cui diciamo la vita sopravvive grazie al cloro, oppure grazie allo zolfo, oppure sì, grazie a un altro tipo di all'ammoniaca, per esempio, no? Ci possono essere esseri viventi e regole che determinano la vita di questi elementi e esseri viventi che sono del tutto estranei alla fisica che conosciamo noi. Quindi dire che la Terra è piatta potrebbe esistere pure
nell'universo fra i miliardi di pianeti, anche un pianeta piatto o anche fatto a cazzo di cane. No? Soprattutto a cazzo di cane. Quello è nella costellazione del cane. Capito? Ci può essere pure, ma non segue le nostre regole fisiche, quelle che valgono qui e valgono sempre. Non si può prescindere da quello che è il conosciuto precedente per poi arrivare a conclusioni strampalate. A conclusione leggiamo quello che ci dice Giuliana Conforti. Gli assi polari dei nuclei galattici, in apparenza distanti miliardi di anni luce, sono tutti allineati tra loro, mostrano un'unità cosmica che sconvolge la scienza e coinvolge la coscienza umana. Attenzione, sconvolge la scienza. È trascendente, è un ragionamento trascendente. Il concetto moderno è scaturito dalla fisica post-quantistica ci dice che la coscienza umana coincide con i dati scientifici. Però siccome coincide, è evidente che è altra cosa che la fisica elementare razionalista di seicentesca memoria, che non ha più a che fare con noi. Per cui anche il concetto di terra piatta potrebbe essere un concetto accettabile qualora quelli che lo formulano non lo formulassero pensando alla figura geometrica di qualcosa di piatto, pensando a un'immagine che ha a che fare con la visione post-quantistica della realtà, che è tutt'altra cosa. Da quel punto di vista io posso dire quello che voglio, basta che lo dimostro. Certo. Noi sappiamo perfettamente dalla equazione di Schrödinger che una particella può essere interpretata sia come particella in moto, sia come onda, a seconda di quello che ti gira a te. No, a seconda della funzione che svolgi in quel momento, sì, e l'osservazione che tu vedi. Oh, come ti gira a te, osservatore. Quindi, ovviamente, siccome è l'osservatore che crea la realtà, io posso anche creare lo stesso motivo della Terra. Perché Dio esiste perché esiste esatto, l'uomo. Esatto. Se non esistesse l'uomo, allora non esisterebbe Dio. Esattamente. Il doppio movimento... La stessa cosa del concetto dell'uomo nel deserto. Leva nel cazzo che mi rovini il deserto. È naturale. Se no che deserto è, scusa. Mi pare ovvio. E quindi via. Non è più un deserto. Via. Via. Mi rovini il deserto. Via. Dicevo. E quella... Se no che deserto è. Bisogna intendersi, cari signori. Aspetta che ti leggo una cosa bellissima. Sì. Allora, la leggo pure a loro. Così ci divertiamo. Allora, vabbè, io proseguo. Sì, quando sono arrivato lo leggo e me l'hanno mandato, ma anche all'inizio. Sì. Allora, racconta quella. È troppo bella, allora aspetta che me la leggo. L'ho letta anch'io. L'hai letta? Sì. Riguarda il nostro caro amico. Bene amato presidente di questa strana congrega che si chiama Governo Italiano. Allora, eccola qua. Congresso europeo in trapiantologia. Il contesto è questo. Relatore inglese, annunciamo una grande scoperta, abbiamo preso un uomo senza reni, lo abbiamo sottoposto a trapianto una settimana fa ed oggi, grazie ai progressi della scienza medica inglese, è già fuori a cercare un lavoro. Relatore francese, in Francia abbiamo fatto di più e di meglio, abbiamo preso un paziente senza un polmone e sottoposto a trapianto, dopo 3 giorni è già fuori a cercare un lavoro. Relatore tedesco, noi abbiamo preso 2 pazienti senza cuore, vi abbiamo trapiantato metà di un cuore funzionante per uno e dopo 2 giorni sono già tutti e 2 fuori a cercare lavoro. Relatore italiano, non potete competere? In Italia abbiamo preso un tale, completamente senza cervello, lo abbiamo messo a capo del governo e dopo nemmeno un anno mezza Italia è già fuori a cercare un lavoro. L'ho riletta 20 volte ogni volta rido. Allora, proseguiamo. Ragazzi, questa è la situazione vera. È la verità. Proseguiamo. Allora, attenzione, il doppio movimento al centro della Terra può generare suoni, moti che si propagano lungo la verticale e raggiungono la superficie della Terra, provocando l'erezione del corpo quando siamo svegli.
Quando dormiamo, infatti, non ci reggiamo in piedi. Se così è, la coscienza non è una proprietà del corpo umano, ma una relazione sonora che cambia tra il sonno e la veglia. Il doppio movimento al centro della Terra, il cristallo che gira verso est e il piccolo cuore verso ovest, è energia inesauribile perché si autoalimenta, può spiegare perché la natura si rigenera senza combustibili, svelare che i limiti di energia non esistono e che la sindrome della scarsità, agitata dal potere, è falsa. Tutto ciò implica un profondo cambio di logica. Altra novità recente è che l'asse del piccolo cuore si è spostato negli ultimi anni e ora è perpendicolare all'asse polare del cristallo che lo avvolge. Un tale spostamento può incidere sul cristallo, quindi sulla magnetosfera che è generata dal cristallo, tanto da farla svanire. Allora che succede? Siamo senza protezione, come dicono gli allarmisti? No, possiamo capire che non ne abbiamo bisogno. C'è una infinita energia in natura, ed è vero, c'è un'infinita energia, si tratta semplicemente che questo concetto dell'energia della natura non è percepita dalla mente umana, distratta, non è vista, non è distratta da secoli di positivismo che è l'esatta proiezione del fideismo dogmatico delle religioni, perché il positivismo altro non è che la religione che crede in astratte teorie, in astratti dogmi, è la stessa cosa, crede e dice quella verità, no? Ma non è vero, la natura è energia, l'identificazione tra natura e energia c'è, perché ogni volta che delle persone serie e oneste sono andate a cercare l'energia e l'hanno cercata in natura, l'hanno trovata. Come dicono, no, possiamo capire che non ne abbiamo bisogno. C'è un'infinita energia in natura, si manifesta nel tutto, anche nei minuscoli motori naturali, presenti nelle cellule. I biologi scoprono la loro elevata energia. Basta andare in miniera e già a 1000 metri di profondità ci sono 40 gradi. Esattamente. Dappertutto, esattamente. Anche sotto le Svalbard. Esattamente. Sotto la calotta antartica. Allora tu vuoi andare a farti una sauna, vai in una miniera. I biologi scoprono la loro elevata energia. Se volessero davvero ricavare energia, basta che mettono dei bollitori a 5000 metri di profondità, certo, dove oggi ci arriva facilmente, e creano energia. Perché hanno ignorato le scoperte di Tesla? Perché se no non facevano i soldi. È il solito, sono sempre loro. I biologi scoprono la loro elevata efficienza, che raggiunge il 100% come efficienza. Il contrario dei motori costruiti dall'uomo, che non superano il 50%. Si svela la genialità di una natura che non ha bisogno di combustibili né della lotta tra bene e male. La mentalità imperante che esalta gli opposti e la necessità di schierarsi l'uno contro l'altro. Si svela che la concezione comune della realtà non funziona. L'idea scientifica che la fonte di energia dell'universo sia la fusione nucleare calda nel cuore delle stelle deriva dalla convinzione che le due forze universali, la gravità che attrae e la radiazione elettromagnetica che espande, lottino tra di loro. Questa è la base della teoria del Big Bang, oggi smentita da molti fatti sperimentali. L'idea religiosa che fomenta la lotta tra bene e male ignora la forza una e trina rivelata in laboratorio nel 1983 e chiamata elettrodebole,
forse la stessa testimoniata 2000 anni fa dalle tre croci del Golgota. Quella centrale su cui è stato inchiodato il corpo di Gesù può essere il suo lato luminoso, capace di smuovere le montagne e di guarire il corpo umano all'istante se fossimo capaci di usarlo. Le montagne possono essere i nuclei atomici e i loro movimenti sono gli spin nucleari da cui dipende la nostra salute. Lo dimostra oggi la risonanza magnetica nucleare. Purtroppo lo usiamo solo in modo inconscio. Lo sentiamo in sogni, sensazioni ed emozioni, ma crediamo in una conoscenza che ignora la sua esistenza e a una scienza che non sempre usa strumenti capaci di registrare i suoi effetti. Allora dico queste cose proprio per far capire che anche questi impulsi che io dico subconsci, naturali, di trovare una soluzione alternativa al dettame ideologico, fatto accademico, ideologico, fatto proprio dai sistemi di potere, che è quello appunto della terra piatta, della terra rotonda, della terra semirotonda ovoidale. Questi tentativi hanno una loro logica, ma questa loro logica è un tentativo di sfuggire al regime attraverso vie strane. Ma ci sono conoscenze molto più profonde. Allora, certe cose andate a cercarle in alternativa, dove esiste la ferma. Andate a leggervi le opere della nota fisica Giuliana Conforto, se volete avere il conforto di un supporto logico molto più consistenti delle idiozie che andate dicendo e sostenendo che la Terra è piatta. Dopodiché, cari amici.